Tucu, complimenti per questo esordio. Ti saresti mai immaginato un inizio così? No, non lo sognavo, però va bene, è stato veramente un bellissimo esordio. Dare il mio contributo così è stato bellissimo, quindi sono contento. Allora, è segnato di testa, è segnato di sinistro, mancava il gol di destro per la tripletta perfetta, ma c'è tempo perché ci sono tante altre partite davanti. Tu come ti senti? Bene, bene, mi sento bene, mi sono preparato bene questi giorni che stavo all'attesa di venire qua. Mi sono preparato bene, quindi sono contento, ti ripeto, di aver contribuito oggi nella partita e avere l'esordio e niente, grazie ai miei compagni che mi hanno aiutato in questi 2 giorni. Infatti ti guardavamo soprattutto nel riscaldamento, comunque avevi un viso disteso, sorridente, ti sei integrato subito in questo gruppo, non è stato difficile per te? Sì, subito, subito, appena sono arrivato già mi hanno fatto sentire uno in più, subito, subito. E quindi questo ti aiuta tanto. Non ti fanno vedere niente di strano, ti fanno sentire uno in più e quello ti aiuta per inserirti il più veloce possibile. Il feeling in campo, com'è andato con i tuoi compagni del reparto avanzato? Bene, 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 mi sono trovato bene. E adesso abbiamo tempo ancora per conoscerci. Però comunque penso che ci troveremo bene, sono tutti i ragazzi che vogliono andare per un obiettivo che è andare e portare all'Inter al massimo, quindi sicuramente ci troveremo bene. Sulla posizione in campo, perché tu sei molto duttile, ma hai una posizione che preferisci? No, no, io non sono un riferimento, diciamo, sono una seconda punta che gira intorno a un altro, anche posso fare la prima, però comunque mi piace girare un po' il campo e cercare di fare giocare bene i miei compagni. E hai sentito anche l'affetto dei tanti tifosi che sono venuti qui a Verona? Sì, subito, subito già da quando si stava parlando che veniva e tutti, anche per strada, ho trovato della gente che mi diceva di venire, di sognare insieme, quindi sono felicissimo per come mi hanno ricevuto. L'ultimissima, cosa vogliamo dire a Darmian per quell'assist perfetto per il tuo gol? No, perfetto, perfetto, ha fatto tutto lui, io solo sono arrivato lì, ho messo la testa, però ha fatto una corsa incredibile, poi ha corso tutta la partita e quindi complimenti a lui e complimenti a tutti. Ti faccio l'ultimissima, promesso, perché ti avevo detto che era l'ultimissima, ma era la penultimissima. Abbiamo sentito anche Mister Inzaghi, ha speso parole molto importanti per te, sapeva che saresti calzato praticamente alla perfezione in questa squadra e stasera ha avuto una prima risposta. Sì, lui mi ha voluto tanto e mi conosce quello che gli posso dare e abbiamo vissuto tante cose insieme, abbiamo sofferto tanto e abbiamo avuto qualche gioia bella alla Lazio, quindi lui sa quello che posso dare e continuerò a cercare di fare il massimo. Grazie mille. Grazie. È prontissimo, era pronto anche in campo perché abbiamo visto uno scatto pazzesco su quella palla di Vidal. Ci spieghi un po' com'è andata, come hai fatto a recuperare quella palla? No, ci ho creduto fino in fondo, ho detto ci devo arrivare per forza, mi ha messo una grande palla Arturo, poi dopo io l'ho messa in mezzo e il Tuco ha fatto un gran gol, merito suo. Tucu, poi lo sentiremo, ha fatto tutto Darmian, quindi di chi è il merito di questo gol? Ditecelo in questo momento. 50-50, però 50-50, ci va Tuco ha bene. fatto un gran gol, quindi bene così. Senti, cos'è cambiato tra primo e secondo tempo? Perché abbiamo visto un Inter un po' diversa. Sì, sicuramente non volevamo uscire da questo stadio con 0 punti e siamo entrati più decisi, con più cattiveria e penso si sia visto. Poi siamo riusciti a riportare la partita in parità dopo 1 minuto e le cose sono state un po' più facili. Poi la qualità è venuta fuori e abbiamo vinto una partita tanto difficile quanto importante. Domande da studio riporto io. Sì, ciao Ila, ovviamente complimenti a Matteo. Volevo chiedergli una cosa, se hanno avuto la sensazione che il Verona, soprattutto nella prima parte della gara, abbia cercato prevalentemente di non farli giocare, quindi se poi nello spogliatoio si sono detti che il ritmo della partita sarebbe cambiato e avrebbero potuto incidere di più nella gara, visto e considerato che gli avversari potevano essere stanchi.
No, ci aspettavamo sicuramente una partita difficile, un Verona molto aggressivo che gioca uomo contro uomo. Sicuramente noi non abbiamo fatto la nostra miglior prestazione nel primo tempo e poi nel secondo tempo la nostra qualità è uscita, la nostra volontà di portare a casa i tre punti, penso che abbia poi fatto la differenza e sicuramente loro avevano speso tantissimo nel primo tempo e un po' magari sono calati, però fatto sta che noi nel secondo tempo siamo entrati con uno spirito, una mentalità diversa e abbiamo portato a casa i tre punti. Io invece volevo chiedere a Darmian Ila quanto è cambiato il lavoro degli esterni con questo assetto tattico diverso. Prima con Lukaku facevano un altro tipo di lavoro, ora le punte tengono più il pallone magari rispetto a prima. No, fondamentalmente non è cambiato tantissimo quello che dobbiamo fare noi esterni. Magari sono arrivati dei giocatori con delle caratteristiche un po' diverse rispetto ad Hakimi e Lukaku e sicuramente ci dobbiamo comunque adattare un po' di più alle loro caratteristiche, però sono arrivati dei calciatori con grandissima qualità e l'hanno dimostrato in queste due partite. Grazie mille. Grazie a voi.